Allora, bentornati cinefili, questo è Crime Planet. Dunque, siamo qui per le giornate estive di cinema di Riccione. Allora, sono arrivato che la conferenza di Zero Distribution volgeva al termine, quindi diciamo che questo report relativo a questo panel sarà un po' più breve, perché comunque parlerò solo di alcune delle cose più interessanti che sono riuscito a vedere, però ce ne sono alcune che non mi sono dispiaciute. È stato un listino particolare, un paio di novità abbastanza succulente. Allora, dunque, hanno annunciato il nuovo film di Piff, In guerra per amore, che parla per appunto dello sbarco delle truppe in Sicilia durante la seconda guerra mondiale. Sembra essere molto interessante, si nota lo stile di Piff, credo che l'abbia scritto lui, è interessante come cosa, devo dire. Quindi, se vi è piaciuto La mafia uccide solo d'estate, credo che anche questo potrebbe essere qualcosa di abbastanza simile nelle atmosfere. Io lo spero, perché a me La mafia uccide solo d'estate è piaciuto da morire, un film italiano che porta alto l'onore del nostro cinema particolare, che vede la Sicilia con gli occhi di Piff, e qua abbiamo una Sicilia diversa dal solito. Mi piace che Piff si mantenga su questo stile, ha una sorta di amore per la Sicilia simile a quello che ha Tornatore, no? Tornatore ha realizzato un omaggio alla terra sicula con Baria, finché per alcuni è stato fantastico, per altri no, ma non si può dire che non si sia impegnato. Per cui sembra essere molto interessante. Poi hanno annunciato il nuovo film di Alessandro Siani, Mister Felicità, niente di particolarmente interessante, devo essere sincero. E poi passiamo subito a una novità interessante. Allora, Smetto quando voglio, Reloaded, di Sydney Sibilia. Hanno mostrato un trailer molto simpatico e divertente, e qui dico una cosa che forse ripeterò ancora quando parlerò nei prossimi video, non solo qui in questi report, per quanto riguarda Sydney Sibilia. Allora, il trailer sembra carino, hanno annunciato che sarà una trilogia, si sapeva già che sarebbero stati tre film, però a me questo va bene o non va bene, nel senso che se sarà, questo Smetto quando voglio, Reloaded, un'altra commedia brillante, simpatica, mi andrà benissimo, sarò contento, adoro Edoardo Leo, hanno messo anche Luigi Locascio come aggiunta, proprio l'altro giorno parlavo con un amico e dicevo: ma che cazzo di fine ha fatto Luigi Locascio che era così bravo? Ed ecco come lo trovo in Smetto quando voglio 2, benissimo, tutto molto bello. Ma Sydney Sibilia, che è un grande regista e l'ha dimostrato, farà qualcosa che non è Smetto quando voglio? Non rischia di rimanere incastonato a vita nell'idea di questo tipo di film? Se non lo fanno sperimentare, cioè fatemi vedere l'horror di Sydney Sibilia, fatemi vedere un'altra commedia diversa di Sydney Sibilia. Possibile che hai un giovane che arriva a farti un film interessante, che prende spunto da una delle serie più belle degli ultimi anni, che è Breaking Bad, adattandola allo stile comico tutto personale, e che cosa fai? Gli fai fare il seguito. Capisco che ci vuole lo sfruttamento personale, commerciale, che ci vuole anche un po' di, come posso dire, voglia di battere il ferro finché è caldo, siamo tutti d'accordo, ma fagli fare un altro film, non so, nel senso, fagli fare prima un altro film e poi Smetto quando voglio, Reloaded, dopo, come faceva Nolan con i Batman, ok? Faceva un film di basso Batman e poi un altro film, film su Batman, un altro film, e li ha realizzati tutti e tre, intervallandoli nel corso di 5-6 anni, ci poteva stare come cosa. Quindi non capisco il perché di questo tipo di scelta, ma l'ho già detto mille volte, il trailer sembrava abbastanza divertente, per l'amor del cielo, io credevo sinceramente di perdere completamente la conferenza di 01, invece qualcosa sono riuscito a vedere, e fortunatamente si è trattato di questo. Poi hanno presentato Silence di Scorsese con Liam Neeson, poi c'era anche Andrew Garfield e Adam Driver, tra l'altro lo ridico ogni volta perché negli scorsi report me lo chiedevate, se guardo il telefono è perché qui ho preso i miei appunti. Volevo magari avere delle linee guida, perché sono veramente tanti film e tanti nomi a ricordare, non è facile. Quindi dicevo, Silence di Scorsese lo sto attendendo in maniera esagerata, uscirà tra qualche mese, io spero vivamente che sia un film che possa soddisfarmi. Io Scorsese ormai lo vedo come una garanzia, mi piace che ci sia Adam Driver, il Kylo Ren di Star Wars Risveglio della Forza,
che a me piace molto come personaggio, che molti ne dicano, ma soprattutto mi piace come attore. Lui esce dalla serie TV Girls, è un ex militare, era stato in Iraq, non si direbbe perché sembra mingherlino, ma in realtà è ben piazzato come fisico. Insomma, Scorsese è una garanzia, mi fa piacere che abbia preso sotto la sua ala un attore come Adam Driver. Quello che ha mostrato sembrava essere molto interessante, vediamo un po' come si evolve la situazione. Sono stato abbastanza sorpreso di vedere che sia stato realizzato a tempo quasi record un film su un romanzo che si chiama La ragazza del treno, romanzo che qualche mese fa pubblicizzavano con la frase "non doveva vedere quello che aveva visto", una cosa del genere. Sostanzialmente una ragazza con una vita scialba e una routine che si ripete, che un giorno mentre è in treno vede passando davanti a un palazzo da cui passa sempre qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e che le porterà grossi guai. Un thriller psicologico e non, con Emily Blunt che è un'ottima attrice e che secondo me potrebbe essere molto brava a interpretare un film del genere. Poi finalmente uscirà anche La La Land di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone, sempre un film che si rifà al mondo musicale, soprattutto al mondo del ballo, in maniera tutta particolare, perché Chazelle è il regista di Whiplash con Miles Teller e J.K. Simmons. Quest'ultimo ha vinto tra l'altro l'Oscar con il miglior attore non protagonista un paio di anni fa proprio per quel film. E ragazzi, La La Land a me sembra qualcosa di veramente interessante, di veramente peculiare. Ryan Gosling lo adoro, ma adoro ancora di più Emma Stone, e vederli insieme in un film in cui sembrano essere così in sintonia, sembra esserci una sinergia incredibile tra loro, il tutto filtrato dalla lente patinata in maniera bellissima, e non lo dico come un insulto, di Damien Chazelle, è qualcosa che mi interessa da morire. Quindi sono curioso di vederlo. Poi oltretutto a vedere i colori e la fotografia che è stata messa in gioco da questo film, ancora di più non vedo l'ora di poterlo vedere in sala. Ci sono giusto un altro paio di film. Allora, Valerian e la città dei mille pianeti con Dane DeHaan, poi c'è anche Cara Delevingne e Clive Owen, un film di fantascienza che mi sembra di calcare un po' troppo l'idea dei teen sci-fi fondamentalmente, anche se in realtà di teen Dane DeHaan e Cara Delevingne ormai non hanno più niente, però sembrano un po' dei ragazzini, quindi non lo so. Non vorrei che ci fosse un Jupiter's Ascending 2, sebbene sembri qualcosa di un po' diverso. Niente di nuovo sotto il sole, devo essere sincero. Poi hanno annunciato il film dei The Jackal, diretto da Francesco e Basta, il regista di tutti i video che fanno, che si chiama Addio fottuti musi verdi. Anche qui non è che sia stato mostrato granché, però mi interessa. Non hanno mostrato praticamente nulla perché comunque è ancora in fase di lavorazione. Io sono arrivato quando sono arrivato, ho visto che stavo mostrando questa clip, quindi c'era una clip dedicata agli esercenti. Devo dire che mi interessa un film su di loro. Allora, il film di The Pills mi era piaciuto, però soffriva della sua derivazione troppo web, quindi sembrava una puntata estesa, una serie di puntate estese della serie che, se non conosci, ti fanno ridere fino a un certo punto, quindi era proprio dedicato ai fan. I The Jackal invece sono dei ragazzi molto più poliedrici, nel senso che non sono legati a una sola serie, hanno fatto i Game Genio e altre cose, ma di fatto loro sono un marchio, sono per un collettivo di artisti che portano un certo tipo di comicità e di creatività nelle loro produzioni. Quindi un film fatto da loro potrebbe essere qualcosa di veramente interessante. Francesco e Basta ha una capacità registica adatta a un lungometraggio, quindi sono veramente contento. Ci saranno naturalmente come protagonisti Ciro Priello e Simone Ruzzo. Faccio un in bocca al lupo ai The Jackal, si meritano l'eventuale e spero certo successo che il film avrà, perché hanno un sacco di fan su Facebook, su YouTube, sono molto amati, e spero che riescano a staccarsi dalle dinamiche del web e a fare quello che sia un film vero e proprio, che sfrutti sia la loro popolarità, ma che gli permetta di mettere in gioco la creatività di cui sono capaci, ma adattata al medium cinematografico. Quindi questo è quello che avevo da dire in breve sulle novità proposte a 01. Vi chiedo scusa per la brevità del tutto, ma sfortunatamente non ho potuto assistere a gran parte di quello che è stato mostrato per problemi con i treni, i mortacci di Trenitalia. Quindi vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate, questo, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché non siete d'accordo, così creiamo la solita area di discussione. Io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo report.